Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi Book Review. Ho finito da tempo di leggere il terzo libro, però mi sono dedicata in questo ultimo periodo di più ai make-up tutorial per Halloween, visto che Halloween comunque sta per arrivare, quindi ho detto dedichiamoci a questo, e visto che ho già fatto uscire due recensioni abbastanza vicine l'una con l'altra, dopodiché magari recensirò anche il libro. Infatti mi sono scritta tutto quello che comunque, perché ovviamente non volevo dimenticare qualche particolare, avendolo letto, avendolo finito comunque almeno due settimane fa, più o meno una decina di giorni fa, comunque è da un po' che l'ho finito. Infatti sono quasi a metà del quarto libro, quasi finito pure quello, ci manca poco, quindi comunque ho deciso di recensirlo. Dunque, si tratta ovviamente della saga sempre di Lisa Jane Smith, I diari delle streghe. E questo libro è il terzo e si intitola La fuga. Allora, La fuga, anche questo terzo libro ovviamente mi è piaciuto tantissimo, l'ho finito in brevissimo tempo, quindi proprio mi sento proprio di consigliarvi per la centesima volta questa saga. Ora non vi sto qui a rispiegare tutti i personaggi, io nell'info box vi lascio la recensione del primo e del secondo libro. Nel primo libro ovviamente ho spiegato un pochino anche i personaggi, quindi non mi ripeterò di nuovo. Chiunque voglia vedere le altre recensioni, lascio qui sotto le recensioni dei primi due libri e lascio anche la playlist di tutte le mie book review, se siete curiosi comunque di vedere anche le altre. Comunque, in questo libro praticamente vediamo Cassie ancora prigioniera dei ricatti di Feye. Lei a seconda perché ha sempre paura che Diana venga a sapere molte cose su lei, su Adam e su quello che comunque lei ha fatto insieme a Feye nel secondo libro. Cassie in questo terzo libro delude Diana, e non perché Diana viene a sapere queste cose, la delude perché incomincia a trattarla male, incomincia comunque a, in alcuni momenti probabilmente perché era sotto l'influsso di un qualcosa che non vi sto qui a spiegare, ci sono momenti in cui ci prova con Adam e poi non la sostiene, anche se a malincuore, perché comunque per lei è stata dura fare questa cosa, non la sostiene in un momento e in una cosa per Diana molto molto importante. Infatti Diana ci rimane malissimo. Ovviamente ancora Cassie e Adam si amano in segreto, anche se comunque cercano di reprimere questo forte sentimento che nutrono l'uno verso l'altro. Inoltre Cassie in questo terzo libro scopre finalmente qual è il suo potere, perché ogni strega ha un potere, e quello di Cassie è quello della preveggenza, e lo scopre quando muore una persona a lei cara, perché è questa persona che gli spiega tutte le dinamiche, tutte le cose successe anche in passato per aiutarla a capire, gli spiega qual è il potere della loro famiglia, perché comunque è un potere che si tramanda da madre a figlia. Le spiega anche che lei sembra essere l'unica persona, l'unica strega in grado di sconfiggere questa forza del male che Cassie ha aiutato insieme a aiuta, praticamente Cassie ha aiutato Feye a liberare questa forza del male, che adesso imperversa nella città. Quindi Feye, diciamo, Cassie è stata costretta da Feye, ma Feye è indirettamente o direttamente comunque la responsabile della morte di questa persona cara a Cassie. E alla morte di questa persona cara a Cassie, praticamente Cassie capisce che non può più farsi ricattare da Feye, perché ha perso una persona a lei cara e potrebbe perderne delle altre e non ne vale la pena. Quindi quando lei va da Feye per dirgli che non si farà mai più ricattare, Feye che cosa fa? Naturalmente fa quello per cui l'ha sempre minacciata: racconta a Diana e a tutto il circolo, perché proprio c'erano tutti presenti, tutto quello che sa di Cassie e Adam, e anche quello che Cassie ha aiutato a fare a Feye.
Come finisce? Non ve lo dico naturalmente, se volete sapere in che modo reagirà Diana e tutto il circolo a questa cosa e in che modo reagirà Adam, eccetera, leggete i libri che io comunque vi consiglio per l'appunto, quindi anche questa recensione è per me molto positiva, vi consiglio appunto di leggere per la centesima volta questa saga, questi libri che a me sono piaciuti tantissimo. La mia recensione si conclude qua perché vi ho detto per sommi capi quello che succede in questo terzo libro e vi ho anche detto sia all'inizio sia adesso, ve l'ho ripetuto 100 volte, che comunque questa saga è molto bella, molto scorrevole. Lisa Jane Smith ha un modo di scrivere veramente, veramente appassionante, quantomeno in questi libri, ma anche in un'altra saga che ho letto. Non so che cosa gli è successo quando ha scritto la saga del Diario del Vampiro, però negli altri libri che ho letto sono sempre stati libri che mi hanno tenuto incollata, libro più, libro meno. Ecco, l'unica saga che non mi è piaciuta, come vi ho già detto nella recensione del primo libro, è quella che lei ha scritto sul Diario del Vampiro. Comunque ragazzi, la mia recensione finisce qui, spero che questo video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale per non perdervi gli altri video, attivando la campanella in modo che vi arrivino le notifiche ogni volta che inserisco un nuovo video, una piccolissima email e una notifica sull'app di YouTube. E niente, ciao ciao e al prossimo video!